prima di dare l'annuncio della Chiocciola d'Oro di quest'anno, vorrei ai presenti e ai nostri sindaci di tutto il mondo spingere ancora di più, e credo che nei prossimi anni dovremmo ancora di più migliorare questo, che non è una semplice competizione, ma è la materializzazione di cosa fanno le città slow. Io ho notato in questi anni che molte città mandano i loro progetti ogni anno, però vorrei che si allargasse molto di più l'interesse per questo premio, che non è un riconoscimento puramente formale, ma che ha accumulato negli anni una serie di progetti di grande qualità che rappresentano anche nella comunicazione quello che fanno le città slow. Quindi pregherei davvero il prossimo anno, sperando che non ci siano i problemi di pandemia e che quindi possiamo ritrovarci in una grande assemblea tutti insieme, che in quell'occasione ci sia una maggiore attenzione a presentare i propri progetti, che è qualcosa di più di presentare la propria città. Noi siamo abituati nelle assemblee a vedere moltissimi filmati che ci fanno vedere le bellezze delle città, ma mi rifaccio a quanto ha detto il presidente Pisani: noi oggi abbiamo un compito in più, non siamo solo testimoni di una buona amministrazione, di valori, della difesa del paesaggio e del territorio, noi abbiamo la necessità assoluta di dimostrare quello che facciamo, perché questo diventi un esempio per tutti.